quando ho visto il calendario mi sono impressionato. Io credo che un calendario del genere, proprio a volerci male, non, così brutto, non potevano farcelo. Partiamo con tre incontri, a dir poco proibitivi, esordiamo contro la favorita d'obbligo a questo campionato, il Forte dei Marmi, a Forte dei Marmi, martedì in diretta Rai. Affrontiamo una squadra che ha due quinti della nazionale spagnola, campione del mondo. Un altro giocatore come Alberto Orlandi, che ancora oggi è il migliore giocatore italiano in assoluto. Abbiamo con Pablo Cancela e Federico Staggi in porta. Quindi, guidata da Roberto Crudeli, credo che questa squadra qua è la squadra da battere. Noi umilmente andiamo a Forte dei Marmi, come ha detto Mister Cupisti, centimetro su centimetro ci giocheremo la nostra partita, cercheremo di vendere cara la nostra pelle, come si suol dire. Non sarà facile neanche la seconda giornata, neanche la terza, pur giocando al vecchio mercato, ma lì confidiamo sul nostro pubblico, confidiamo sulla nostra pista e guardiamo di la seconda giornata, aspettiamo il Breganze, che detta da tutti gli addetti ai lavori e la squadra, può essere l'alter ego al Forte dei Marmi, una squadra che comunque ha acquistato moltissimo, e a terza giornata col Bassano, che anch'essa è nel lotto delle favorite per vincere lo scudetto o comunque essere in fondo a questa stagione nel migliore dei modi. Cos'è cambiato rispetto all'anno scorso a livello di formazione? Ma sono andati via tre giocatori, è andato via Gonzalo Gomez, è stata una scelta anche nostra, volevamo comunque cercare di, purtroppo la crisi economica è bestiale e abbiamo dovuto tagliare lo straniero, l'unico che avevamo, nel senso, però l'abbiamo rimpiazzato con un, io direi, un grandissimo giocatore, con un campione con la C maiuscola, uno che ha fatto la storia di questo sport. Non bisogna guardare i suoi 40 anni, è come dico io, un immortale, Francesco Dolce, un giocatore che nella sua carriera ha scritto pagine importanti in questo sport in Italia. È andato via Francesco De Rinaldis, che ha scelto di andare a Lodi, una scelta sua, come una scelta sua è stata quella di Edoardo Di Donato, che per motivi di studio, per motivi forse di un po' di fare un'esperienza diversa, gioca a Parigi in Serie A1 francese. Sono rientrati Felipe Sturla e Alessandro Rossi, abbiamo dovuto basarci comunque sul nostro vivaio, stabilmente negli 11, comunque si allena stabilmente con la prima squadra, Andrea Peroni, 17enne, reduce dall'Europeo, Under 17 ad Alcobendas. Siamo certi di riprovare a fare il quinto miracolo, come dico io. E dico sempre, una salvezza vale uno scudetto, per Locche Sarzana vale molto di più. Perciò noi vogliamo provare ancora a centrare la quinta salvezza, centrandola guardando il nostro settore giovanile, investendo su tutto ciò che riguarda le scuole, l'hockey su pista e questa realtà che per Sarzana non è uno sport minore, ma qualcosa di più. Non per niente, lo spot di quest'anno che abbiamo lanciato, siamo in pista dal 1946, perché è dal 1946 che si gioca a Hockey Sarzana.